Amici di Potere Robotico, abbiamo un model kit e non l'ho mica fatto io. No. Qua lo Purtroppo, straccione, purtroppo, lei purtroppo, straccione, è già andata la Pasqua, ma lei, avendo Sì. fatto quella roba qua, Sì. lei ha rovinato il weekend a tutta l'Italia. Lei ne è consapevole di questa cosa? Perché? Perché si è messo lì a Gumplare? gonfiare e nel momento sbagliato. E quindi è piovuto? Eh sì, perché io ho voluto punire la La sua. mia Eh arroganza. sì. E quindi poco fa. No, ma infatti è quello che mi chiedevo anch'io Mentre mentre lo gonfiava. facevo, sì. Ma quindi non è soddisfatto? Ma no, va Allora. bene. Va bene. Adesso quando voglio fare le cose, va bene lo stesso. No, Cosa sta. sto manipolando Cioè, lei vuole quella come parlare e fare il regista allo stesso dire. tempo? No, allora, Cioè, ci io racconti? no, non so un cazzo di questo robot. No, ah, no, ma ci racconti? Intanto non so un cazzo di questo robot. Nemmeno io, Cioè, nemmeno. so che deve essere una roba, perché ne ho visto Tatsunoko? un piccolo. No, no, ne ho Non è visto Tatsunoko. un piccolo trailer, Ok. perché invece speravo di trovare tutta la serie e non l'ho Ah, proprio trovata. non si trova. No, ma comunque è un cartone animato che, da quello che ho capito, si parla di corse. Beh, Sì, effettivamente. ma però poi si trasforma e ci si mena con i robot. Ma non ho capito bene perché. Ah, ok, no, perché tipo magari ad esempio si ricorda tipo Gattiger, no? Che lì non si trasformava in robottone, No. si univa alla macchina, Sì. però fondamentalmente i cattivoni volevano proprio rubare il Gattiger perché era una macchina, mi sembra di ricordare, particolarmente sofisticata e che funzionava ad energia solare. Quando qui non vorrei che. E che poi è anche un po' gli incipiti iniziali di Cyber Formula. E qui io non so come sia la faccenda, No. se vogliono rubare per l'appunto Galvion. No, secondo me, vedi che c'è qua dietro anche un altro robotto, quindi secondo me deve essere una fazione diversa. Sembra quasi una Valchiria con Metta la una un po' forma. più. Sì. No, Metto cosa? potrebbe essere così. Dei cattivoni con i loro robottoni Sì? decidono di invadere la Terra, Sì? ma Sì? la invadono solo se. Se vincono con le gare delle macchine. Mi sa di disanata, cioè, la serie mi sembra, adesso non so neanche di quanti episodi sia composta Non lo questa serie, so, non lo però so. se l'incipit è questa è veramente una schifezza. No, ma non saprei No, però, l'ho beh, buttata lì sì, ma è molto così. buttata, Sì. cioè, io non seguirei Allora loro. niente, allora boh, lei ha rotto le balle per questo robot e dopo io l'ho comprato. E io Ma sono perché stato non lo compri? lì lì. Ma non lo compri? E lotto. Sì, è stato sotto la mia insistenza. Lei ha ceduto, forse non era neanche padrone dei No, suoi. anche perché comunque avevo la convinzione che Sì, porco cane l'avrei visto questo cartone animato. Perché pensavo che era ok. su Shinigami. E invece era una preview per quello che volevano fare in futuro, dato che questo Lei tratta. sito purtroppo non ha più avuto un futuro per il Sì, momento, purtroppo, sì. perché si rifacevano tutte degli anime vecchi che qua non erano passati e magari erano belli, molti. Niente, speriamo che ricomincino a fare qualcosa. Ok, tra l'altro lei aveva comprato un po' questo model kit anche per farlo in un periodo un po' estivo, Sì. solo che lei è stata fregata anche da quel punto di vista lì. Ma diciamo che comunque la cosa non mi ha Turbato più turbato perché, come ha potuto vedere, l'ho di. fatto. No, vabbè, ma cioè, volere e potere, Volere comunque. potere. E questa è la macchinina. Esatto, e tra l'altro di questo Galvion esiste poco o nulla, perché esiste una versione della Mega House, Sì, ma particolarmente sdrenante, trasformabile, sì. eccetera, che io non ho fondamentalmente comprato questo model kit proprio perché dico, ma metti che un giorno riesco a trovare un po' come ho fatto, perché in precedenza io avevo ordinato sempre di questa linea l'Orgus, poi dopo me lo sono trovato Metal R, quindi ho fatto uno switch di ordine. E qui invece fondamentalmente esiste solo questo, e quel Sì. Mega House là Sì, che però ci sono sì, grossissime difficoltà nel nel reperirlo. reperirlo. E sì, c'è una forma abbastanza, come dire, ogivante di. Ogivante, non rolla. Ah no? Volendo
queste girano anche, ma sono molto dure. Mm-hmm. Queste invece proprio non girano. Adesivi. Tac, tac, tac. Anche le parti nere. Tac, sì. Ferma anche sul muso. Sì. Cioè, mi faccia capire un attimo sul muso. Cioè, questa parte 1, 2, 3, 4, 5. I fanali. I fanali, che qua anche se è un po' coso. I due cosi bianchi, questi gialli, questo coso qua, okay. Questi due bagagli neri, questo qua rosso, la CL1, il Circus e basta. Sì, c'è... Ce ne tanti. E soprattutto adesso io lo stavo osservando, perché magari se mettiamo che mi scappasse da ad esempio questa scritta qua, Circus. Come fai a farla? No, figa, quella è dura. Cioè, questa CE1 è abbastanza... Vabbè, i colori... Esatto, perché c'è l'incavo. C'è l'incavo. Esatto. Anche qui il discorso dell'incavo. È facilissimo. I motori qua si possono fare a mano, cioè i fanali. È la scritta. Qua non ci sono fanali, qua non c'è niente. Non ci sono adesivi. No, qua no. Insomma, lì si può lavorare. Qua dove c'è scritto Circus, a meno che non ci sia l'incavo qua sotto con scritto Circus. No, è liscio. Iga. Lì è liscio. Questi sono cazzi. Ci metti solo quello. Sì. Se no, l'idea sarebbe quella, però non... Ecco, però, mi perdoni di una cosa. Adesso noi vediamo la macchina. Ecco. Ma come funziona poi il discorso? Cioè, ad esempio, questa parte che proprio vedevamo con su scritto Circus, viene riutilizzata? No. Praticamente tutto quello che vedete qua del robot c'è soltanto questa parte qua che è... sono le gambe, sotto vediamo le braccia, e tutto il resto è qua. Tuff. E quindi lì si vede già una parte dello scheletro importante del robot, con anche le manine, le spalle, lo scudino, ci saranno qua i piedi, praticamente secondo me nella trasformazione originale farebbero così. Qua invece le stacchi, ci metti un pezzo e le attacchi così. Ma vuole farcelo vedere? O io la riprendo? Ma assolutamente no. Qui ci fermiamo un secondo. Esatto. Ok. Ecco. Allora, giusto per introdurre anche voi che ci state seguendo da casa e che non avete partecipato, diciamo, al fuori onda di Potere Robotico, praticamente c'era una disquisizione tra il qui presente Sensei e lo Straccione. E praticamente lo Straccione, dopo un po' che parlottiamo del fatto di che si stava un po', come dire, anche valutando la grado di difficoltà e anche come ha realizzato questo model kit, questo modeloid, stava un po' analizzando anche la tecnica di assemblaggio che lo Straccione ha utilizzato nel fare questo model kit. E allora lo Straccione si aspettava da parte mia se... No, sto puntando alla C. Ecco. No, allora, praticamente il Sensei non mi dà il 6. No. Il Sensei non mi dà il 6. No. Ci ho lasciato troppe sprue, c'è la C che fa cagare. Però lei la deve vedere sotto un aspetto che ha preso una botta. Cioè, è real. E poi dopo, giustamente, lei... forse andavano alzati. Mi ha anche raccontato le vicissitudini che ha avuto su un braccio, anche sul del fatto che gli è scappata la mano. Sì, è che non si vede perché l'ho coperta così. Però quello che volevo dire io è che lei stava dicendo: ma io sei lo davo nel momento in cui spruzzava. Lei andava in un negozio di modellismo, acquistava una bomboletta di opaco o di lucido, prima mi dava magari due pannellate di culo magari il pannellasse il marker, gli dava quel filo di profondità in più. E poi gli andava a dare sopra il fissativo. È sbagliato fare questo ragionamento. E le dico perché. Perché la gente che compra un model kit non gliene frega un cazzo di spruzzare poi. No, ma figa, mica tutti sono come lei. No, ma tanti. E mica tutti sono come lei. Lei sono molto molto pochi. Come me siamo tanti che compriamo un robottino, ce lo montiamo e lo lasciamo lì com'è. E quello è il 6.
poi no. Se uno lo spruzzano, dopo si parte dal 7, l'8, il 9, no, si dal 10. Allora, il 6 è il 6 è il sindacale. No, 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 cioè, allora, sì. Il 6 è l'apice di chi lo monta a secco. Cioè, quindi ci vuole la perfezione di chi lo monta a secco. A allora. Secco vuol dire che non lo deve spruzzare. Allora sì, però lei non è all'apice di no, chi lo monta a secco. No, lasci stare. Cioè, lei però secondo me è il 6. No, vabbè, per la C? Ma a parte quello, la ma C. Anche le spruzze. Beh, vabbè, questa qua. Cioè, lei non è mica all'apice di chi. Scusi, se dopo facevo lo stesso errore che ho fatto là, non va mica bene. Allora, meglio lasciarcela. Poi notavo anche lì. E poi ho visto delle sprue così anche su modelli di sì, però di... io ad esempio notavo quella particolare lì di quella della, all'altezza della mutanda, che fondamentalmente quel copre mutanda lì non va giù fino in fondo perché c'è quel pezzettino lì, sì, si vede che non veniva via, non veniva ma via. È un come posso dire, è un errore di fabbrica, eh? È un errore di velocità. Non c'era tempo. Non c'era tempo. Ormai non c'era più niente da fare. Ah, ok. Quindi lei voleva finirlo. Voleva la mutanda. Era come un treno lanciato a bomba. Sì. Quindi, ecco. Se il farlo a secco comunque teoricamente rappresentasse il 6, sarebbe. Il vertice di quella tipologia lì di montaggio, e lei non è al vertice di quella tipologia. Ma no, anche qua ci ho lasciato un po', anche qua sono andato giù di vaga. No, ma non fatica a crederlo, cioè, e quindi lei mi aspira. Ma io speravo che mi dava il 6, sai quando per si incentivarla? Dà? Sì, 6 di... No. Io lo so che io non sono un incentivatore. Niente. No, lei è un demotivatore. Non comprerò più un model kit. Già mi fanno cagare. Poi dopo se ne ti motivo. Esatto. Ma io invece la vorrei vedere più agguerrita. Ma va. Cioè, più... Adesso sì, adesso ti spacco io il culo. No, il suo orgoglio non è stato trafitto. No, non è stato trafitto, anche perché insomma, si fa un po' per perdere il tempo. Però non si vuole lanciare in altra avventura. No, purtroppo ho già, come si dice, ho già prenotato un altro robotto che forse un giorno arriverà. Mi ricordi? È il Vilkis. Sì. Sempre un moderoid. Credo di averlo fatto tempo fa, se non l'ho fatto forse è meglio. Non lo so, vedremo. Lei quindi di Godan non vuol ferire. Ma no, dopo lei mi dice che è brutto. Allora, io non ho detto che è brutto. Allora, intanto le faccio vedere una cosa, per ritornare a questo robot di merda, avrebbe una terza trasformazione. Ah, ma è orrida. Ah, però la fa. La fa. Tra l'altro qua fanno vedere i due cosi colorati. Ma questa è una balla. Questa è una... Sì, è una cosa grama. Sì, quella è una grama. Comunque farebbe anche da questa specie di... Non so se è un astronauta, sempre le ruote ma però. Ma sai che io più fa cagare. Questo affare qua, soprattutto in modalità robotica, e soprattutto adesso che vedo anche una terza configurazione, sì. Mi ricorda sempre più una Valkyria. Allora, dal punto di vista del VF1, dal punto di vista del robot, è una Valkyria mancata, una VF1 mancata. Poi ha quella via di mezzo, come le posso quasi chiamare Gerwalk. Ma non lo so, io invece a me mi dà più... cioè il robot, quando lo vi... Ma anche in questa... In questa, come si dice, questa artwork... In questa artwork, che è la cosa più bella del coso. Sì. A me veniva in mente invece Pat Labor. No, figa, a me ricorda più una... Anche la testa mi è meno Ingra, è più Valkyria che... Ok, che Ingra, non... Anche le gambe, cioè vede qui anche la postura, cioè figlio, cioè anche il... Io purtroppo non posso disporre del mio telefono. No! Per farle proprio vedere, anche qui la parte della centrale... Dove è come se ci fosse il cosiddetto il cockpit, cioè che si alzerebbe, ma un po' ce n'ha, sì, cioè, sì. Anche la postura così proprio della VFO, poi dopo è una questione di punti di vista. E poi magari, non conoscendo nulla di questa serie, magari andando poi a esaminare, si scoprono che ci sono tanti disegnatori in comune. Ah, può essere, sì, non saprei. Comunque lo studio
Non credo che qui dietro ci sia lo studio Nuove, dietro, perché quella di Macross era lo studio Nuove, però chi ne sa più di noi, le lancia così. E Abbiamo anche le manine. qui abbiamo il resto della Il resto macchina. della macchinina un po' sbiotta Eh sì, e altro non c'è. Qua ci ho lasciato. Ah, beh, ci serve una seconda testa che non so bene a cosa servirebbe. E poi ci sarebbero anche delle alette da attaccare qua. ma sono delle armi. Sono tipo. Dunque, lì ci sono le istruzioni. Provi a guardare. Facci tu. Dopo chiudiamo. Vedi qua? E forse lui dopo. Plana. Comunque, vabbè, io ormai l'ho fatto. Se vi piace bene, se non vi piace, amen. Ma Ma lei, allora, il robot in generale, il Galvion non è un brutto cioè lei nome. comunque, Sono contentissimo. boh, ecco, c'è il succo del discorso Io sono poi. contentissimo, anche perché pensavo di tribullare di più. No, i Invece, moderoi alla non fin si fine, il tribula. moderoid No, non si no, i tribula, moderoi non si no. Perché tribula. hanno anche pezzi grossi. Beh, a parte che avevo visto un pezzo che ho detto: ma figa, ma perché non l'hanno fatto tutto intero? Probabilmente delle robe che saranno qua in mezzo, tipo dei giunti, no? Così, che secondo me sembrava più facile farli già che montarne tre pezzi neri, agganciare tre pezzi neri del Delle cazzo. volte sono dei paradossi, dei. No, forse magari sono tre pezzi, perché magari se uno li va a colorare, li maschera, li fa fare di colori diversi, Ah, non ma se sono erano qua così. sotto non vedi un cazzo. Cioè, boh. Ma vede, lei non è entrato nella modalità complesca delle persone, No. perché la cosa che fa godere di più il compilatore o colui che colora è che comunque tu sai che quel pezzo lì Quello è è. Esatto, e colorato. quindi tu in cuor tuo tu sai di no, no, Me lo fa, me, te lo fa vedere. e quindi quella invece è proprio le parti nascoste sono quelle che fanno godere di più Ma in dai, quella, va sì, bene. Perché? perché i compilatori Perché? Batti, sono matti? sì, gente malata, cioè. Anche secondo Sì. È gente che proprio è fusa nel. Comunque, detto Detto tutto, tutto, lei non si è stressato. no, tutto sommato no, sono contento di quello che ho fatto, lo metto là per aria E e lui alla vai. stralizia ci va accanto. Ah, non ho visto, è lontano per il Cioè lui momento. non è A cagato. fare guardie del corpo, lo stralizio. Beh, sicuro, però insomma c'è quello che scappa di struso, che lei Lo so, ma magari. deve stare attento perché lei c'ha il pungiglione. Sì, però se ci sarà anche dei momenti in cui sarà prona. Ah beh, certo, ma lei ce l'ha il moroso. Sì? Figa, non È sapevo. figa. E che cazzo è questo moroso? A lei ci piace Xabungel. Davvero?